Ogni anno in Pakistan centinaia di donne, in gran parte molto giovani, vengono brutalmente sfregiate con il lancio di acido. Smile Again Friuli Venezia Giulia dà voce d'aiuto concreto a queste donne, con interventi di chirurgia ricostruttiva, sostegno psicologico e reinserimento sociale. Smile Again FVG ci aiuta a riavere un volto, dignità, speranza, aiutaci anche tu. Buonasera a tutti, siamo qui con la top model Bianca Balti che questa sera ci ha onorato di essere con noi e di appoggiare, di fiancheggiare l'iniziativa di Smile Again Friuli Venezia Giulia. Allora, io che ne sono il presidente sono emozionatissimo ovviamente di essere vicino a una persona così importante, ma come mai ha accettato di aderire a questa iniziativa per aiutare Smile Again, per aiutare le fanciulle che sono state acidificate? Dal momento in cui voi mi avete contattato per la prima volta, per cui mi avete fatto aprire gli occhi su questa causa e su questo tema che io non conoscevo sinceramente, e da donna era impossibile non rimanere colpita da quello che queste donne in Pakistan devono subire, spesso senza motivo, anche se ci fosse un motivo non sarebbe mai giustificabile, certo, e giustificato, certo. E per cui appunto dopo avervi conosciuto abbiamo cercato un'occasione per potervi aiutare e supportare, e quest'anno appunto celebriamo il 10° anno di agenzia Brave, che è l'agenzia grazie alla quale io devo tutta la mia carriera, e per cui abbiamo deciso di fare una grandissima festa e abbiamo deciso di utilizzare proprio la giornata contro la violenza sulle donne per supportare la vostra associazione e la vostra causa, e quindi sono contenta insomma che abbiamo trovato una buona occasione per lavorare insieme, e spero che ce ne siano molte molte altre. Grazie, lasciatemelo dire, un sorriso non solo bello esteticamente perché sarebbe una cosa stupida, ma è un sorriso che nasce da dentro ed è quello che noi vorremmo avere sul volto delle ragazze acidificate che curiamo in Pakistan, e grazie a lei queste ragazze avranno una speranza in più, perché diranno: come una donna così importante che ha raggiunto tutto, il top, e riesce a pensare a noi che non siamo nulla, non sono nulla, sono delle ragazze che hanno bisogno di questo aiuto. E per questo ringraziamo l'agenzia che poi festeggia oggi appunto i 10 anni dalla sua nascita, e ringraziamo infinitamente la signora Balti per la sua grandissima sensibilità, e speriamo che questo sia l'inizio di una collaborazione sempre più bella e sempre più importante. Se mi permette, io ringrazio lei per tutto quello che fa tutti i giorni, insomma il mio impegno
è giusto quello di dare visibilità, il suo impegno invece è quello di tutti i giorni, per cui grazie anche a lei. È davvero un tesoro, grazie ancora a tutti quanti, grazie, grazie. Buonasera a tutti, siamo qui con il signor Paolella Bruno, che è il talent scout dell'agenzia di modelle, una tra le più importanti qui a Milano, ma soprattutto colui che è riuscito a scoprire veramente quello che si può definire il maggior talento che abbiamo dal punto di vista professionale in questo momento. Se ho parlato di sensibilità per la signora Balti, mi permetto di farlo anche per questo signore, perché sicuramente ha pensato a Smile Again, ha pensato a quelle povere ragazze e ci ha voluto dare una mano. L'abbiamo scelta prima di tutto per la nobile causa che avete affrontato, che state affrontando, e lo grande sforzo che state facendo. Poi vi abbiamo conosciuto quando ci siamo visti a Milano e ho sentito da parte vostra un coinvolgimento vero che è difficile sentire normalmente, e per cui Bianca, essendo così bella, io lavorando nel segmento della bellezza, abbiamo detto perché non dare una mano a un'associazione che si occupa di donne che non sono così fortunate come le donne che di solito noi trattiamo. Questo è il concetto. Ed ecco perché abbiamo cercato di trovare la giusta opportunità per dare una voce a un po' a tutti e far capire che noi siamo con voi e faremo di tutto per darvi una mano. L'agenzia Brave, l'agenzia che mi ha scoperto, l'agenzia a cui devo tutti i soldi che ho fatto nella mia carriera. Per cui abbiamo deciso di fare una bella festa e abbiamo deciso oggi, il 25 di novembre, perché è la giornata contro la violenza sulle donne, e abbiamo deciso di supportare Smile Again. Grazie. Il dottor Lo Sasso, che fa un lavoro fantastico per le donne spregiate dall'acido in Pakistan. Per cui volevamo dare qualche minuto al dottore per spiegarci un po' quello che loro fanno e aprire a voi gli occhi su quello che fanno. Bene, allora intanto grazie per averci permesso di essere qui. Questa giornata così importante per voi è diventata una giornata importantissima anche per noi, e poi con una top model di questi livelli del massimo che potevamo chiedere. Allora, Smile Again, vi dico brevemente, è un'associazione che è nata nel 2004 a Udine e che si occupa delle ragazze acidificate del Pakistan. C'è qualche immagine che potete vedere per capire cosa vuol dire essere acidificate. Parliamo di ragazze di 13, 15, 20 anni che subiscono questa terribile violenza con il lancio dell'acido, di solito sul volto, da parte di uomini che le puniscono per futili motivi, cioè per il rifiuto di un corteggiamento, di un matrimonio combinato, o perché una dote viene ritenuta insufficiente. Queste sono le cause che determinano questa violenza terribile e provocano questi danni. Noi di Smile Again, chirurghi plastici, andiamo in Pakistan a operarle. Devo essere breve, vi posso dire che sono 10 anni che noi operiamo in Pakistan. Abbiamo fatto circa 1000 interventi, abbiamo operato 84 ragazze. Ognuna di queste ragazze subisce dai 15 ai 30 interventi. Sono tutti interventi abbastanza complessi. Vogliamo ridare un sorriso, come dice Smile Again? Vogliamo ridare un sorriso a queste ragazze, ma è un sorriso che deve essere un sorriso interiore, è un po' come quello della Bianca Balti. Per questo che Smile Again ha corteggiato Bianca Balti da molto tempo, e ovviamente anche il suo manager, che si è dimostrato molto sensibile. Anche mia mamma.
devo dire la verità, anche la mamma, e abbiamo pensato un po' tutta la famiglia, ma comunque abbiamo fatto di tutto. Ma voi direte, beh, facile, perché Bianca Batti, basta guardarla, bella, brava, ma noi non ci siamo fermati sull'aspetto professionale di questa signora, ma su quello appunto intimo, personale, sulla sua semplicità, sulla sua sincerità. Questo per noi è un sorriso che viene da dentro, perché lei è una gioia interiore. Ed è quello che vorremmo che avessero le ragazze del Pakistan che noi operiamo. Comunque ringraziamo il dottor Lo Sasso, perché dedica tutti i giorni della sua vita a questa causa e fa molto di più di quello che io posso fare. Però vi ricordo che questa è la causa per cui noi siamo qua oggi. Quindi quando uscite andate e donate. Aiutateci se potete, lo potete fare in vario modo, e grazie, altro non so cosa dire. Grazie di tutto, grazie a voi, grazie a tutti.